Maestro. È la seconda edizione del... È scherzoso. L'avrei chiamata Massimo Le Rose, altrimenti. Vabbè, allora, qual è la domanda? Siamo alla seconda edizione del Terracina Book Festival. Lei presenta qui anche il suo nuovo lavoro, se non sbaglio. Ce ne può parlare? In realtà ne presento due, nel senso che presento un libro che è ancora recente, La Dogana del Vento, che è, questi sono i, non è il libro, sono i segnalibri, eccolo qua, però che è un romanzo che è uscito con Mondadori ormai da qualche mese, è uscito ad aprile, però mi fa molto piacere in particolare perché invece coincide con l'uscita di un libro dedicato ai ragazzi, diciamo dai 10 ai 15 anni, tutto dedicato al mare, quindi qua è sempre il posto ideale anche per presentarlo, Racconti del mare, sono tre racconti in chiave narrativa, però poi diciamo vissuti. Però un consiglio agli scrittori in erba? Un consiglio? Cercare di trovare una strada nuova, che è un po' difficile, lo so anch'io, e secondo, tu avrai il tempo, io forse non ce l'avrò, di capire come si svilupperà questa nuova editoria, diciamo telematica, che sarà veramente il futuro, dove ancora però si naviga nel buio, perché se tu fai questo lavoro e io anche lo faccio, vogliamo anche guadagnare sulla fatica che facciamo. E come fare, come riconoscere i diritti quando viene riprodotto tutto fulmineamente, è un problema che i grandi editori di tutto il mondo, non solo quelli italiani, non hanno trovato. Infatti vanno libri storici fuori diritti, oppure autori che desiderano affermarsi, che si mettono da soli, ma quello non serve a nulla. È come quando uno si pubblica da solo un libro, è una mossa sbagliata. Bisogna entrare con coraggio nel mercato. Quello che in Italia non c'è nella mentalità degli autori, un giovane come te, è che in tutto il mondo chi scrive per i giornali, per il cinema, per i libri, per i romanzi, per i saggi, ha un agente. Noi abbiamo questo fatto di elemosinare un incontro con un editore. No, uno deve trovare un agente che ha fiducia nell'autore, in te o in me, e noi ne avevamo uno molto grande in Italia, si chiamava Erich Linder. Io ho cominciato a 22 anni proprio perché lui, se io fossi andato, neanche mi aprivano la porta da un editore. Erich Linder per un caso lesse quello che io avevo e mi fece vendere subito il libro in tutto il mondo, cioè gli agenti sono delle centrali culturali e anche economiche importantissime che tutti gli autori nel mondo hanno. In Italia la gente ci sono, ma gli autori preferiscono battersi da soli e secondo me con poco risultato. Si trovano tanti muri? Eh? Si trovano tanti muri? E lo so perché, ma perché appunto non... perché ci vuole uno che sappia come si gira dietro al muro, se posso dire questo, capito? La gente è uno che poi ci guadagna, no? Ci guadagna, è la sua vita. In Italia ce ne sono alcuni ormai molto bravi e se si vede degli autori che continuano a lavorare continuamente, io stesso devo dire, è perché abbiamo un editore che ti dice no, in questo momento è meglio, guarda che, capito? Quindi sì. È questo qui che ci guarda. Ah, ecco.